A Palazzo dei Bruzzi, a Cosenza, una sala gremita fino all'inverosimile ha accolto il professor Stanislao Rizzo, che dopo oltre 40 anni è tornato nella sua città, festeggiato da colleghi, compagni di scuola e amici. Rizzo, oculista di fama internazionale, è stato il primo al mondo ad eseguire nel 2011 un impianto di protesi retinica. La retina artificiale consiste nel stimolare le cellule sopraffesse della retina con un chip impiantato sulla superficie retinica che cattura delle immagini dall'esterno e le trasmette mediante un stimolo elettrico al cervello, mediante il nervo ottico. Per ora è limitato solo a una piccolissima percentuale di pazienti, pazienti che hanno una malattia importante e terribile come la retinite pigmentosa, che per fortuna è una malattia molto rara. Però speriamo nel giro di qualche anno di poter ampliare il campo d'applicazione in modo da poter curare più persone possibile. Stanislao Rizzo ha tenuto, con un linguaggio chiaro e comprensibile a tutti, una lectio magistralis sul tema ridare la vista, tecnologia e ricerca per un sogno da realizzare. Al termine, al professor Rizzo è stato conferito il nuovo riconoscimento di ambasciatore della conoscenza, pensato dall'amministrazione comunale per quei cosentini che si sono distinti nel mondo per i loro talenti. È il primo riconoscimento dato dalla città di Cosenza in questo senso ad una persona che ha avuto dei meriti straordinari, sia per quanto riguarda la sua attività di ricerca scientifica, sia per quanto riguarda la sua carriera professionale nel campo medico. A testimoniare questo legame profondo che esiste fra la città e il professor Rizzo, che è un legame identitario che lega appunto questa idea delle tosse e l'appartenenza al territorio. È un legame che la nostra terra ha con tantissime altre persone, eccellenze che sono fuori dalla città, sparse nel mondo e che testimoniano la nostra cultura, la nostra capacità di innovare, la nostra creatività, di persone che anche, diciamo, andando fuori dalla nostra terra, studiando, poi portando esperienze che sono le esperienze umane personali, raggiungono traguardi inimmaginabili.